Bene, io mi collegherò a quello, all'argomento di stamattina sul miglioramento dei processi, anche se magari con un'altra vista, per parlare di quelle che noi chiamiamo solution experience. Quindi vorrei con voi oggi guardare l'evoluzione che ha fatto la Dassault System, che magari molti di voi conoscete, e in particolare in ottica automotive, come noi abbiamo inteso il concetto di miglioramento di processo legato a una specifica analisi delle problematiche di business che stiamo facendo su tutte le industrie. Quindi qui parliamo di automotive, ma questa analisi è stata fatta in parallelo come l'automotive in tutte le industrie che noi serviamo. Quindi da un punto di vista, diciamo, della Dassault System, che magari alcuni di voi conoscono come fornitore, noi abbiamo intrapreso una strategia noi stessi di innovazione, una strategia che è 2010-2020, nella quale abbiamo voluto incorporare un profondo cambiamento, cioè da un'azienda che nel tempo aveva creato il suo successo con una serie di soluzioni, una serie di prodotti, ci siamo voluti reinventare rispetto a quello che i nostri clienti ci chiedevano, cioè un'attenzione maggiore rispetto più che alle singole soluzioni, ma ai processi di business. Quindi c'è stato una fortissima evoluzione che ha portato da prima appunto un'azienda nata sul CAD a lavorare sul concetto di virtual mockup, quindi di prototipo virtuale, per consentire all'interno dell'azienda di poter simulare il più possibile quello che era il funzionamento del proprio prodotto, del proprio servizio, fino ad arrivare a un concetto un po' più ampio, cioè siamo l'azienda che per prima ha parlato di PLM, incorporando nel concetto di sviluppo prodotto tutti i dati e tutti i deliverable dello sviluppo prodotto, fino al concetto della 3D Experience. Perché 3D Experience? Perché sempre di più, diciamo, a livello di mercato e di consumo, non lo diciamo noi, ma questo è un trend comune che anche nell'automotive è fortissimo, l'azienda lavora per l'esperienza del proprio cliente finale, per fare in modo che all'interno chi lavora in termini collaborativi possa sperimentare quello che sarà il prodotto, ma fare in modo che si possa anticipare quella che è l'esperienza del cliente finale. Quindi concretizzando, diciamo, meglio quello che noi abbiamo voluto fare, abbiamo voluto sostanzialmente inserire all'interno di un'unica piattaforma tutte quelle che erano le soluzioni che erano maturate, se vogliamo, con successo, che hanno fatto il successo della Dassault System nel tempo, ma dare a queste soluzioni un'intelligenza di business, cioè nelle specifiche industrie abbiamo voluto incorporare nella piattaforma 3D Experience dei modelli di business specifici dell'industria. Cosa vuol dire? Che quindi abbiamo studiato, per quanto riguarda quella soluzione che vedremo oggi, quello che è il processo, ad esempio, di acquisizione di una commessa da parte dell'OEM automotive, e abbiamo voluto inserire all'interno della soluzione dei data model che agevolano sostanzialmente le modalità di acquisizione e di risposta della commessa, quindi dal momento dei requirement, dell'acquisizione dei requirement, dal momento della costificazione, dal momento dello sviluppo del nuovo prodotto, fino al manufacturing per le aziende che l'hanno incorporato al proprio interno, e in questo modo, fornendo una piattaforma, poi entrerò anche nel concreto, anche con un piccolo esempio, un piccolo video. Una piattaforma nel quale da una parte l'azienda si riconosce perché ritrova la propria modalità di lavoro, e dall'altra naturalmente riduce quello che è il costo di implementazione di soluzioni come queste. In quanto queste soluzioni, quindi la possibilità di avere al proprio interno un sistema PLM cosiddetto che si affianca al gestionale, diciamo, sono già da diverso tempo proposte sul mercato. La differenza è quello di poter consentire, invece di avere una piattaforma che, diciamo, una piattaforma solo tecnologica, quindi un software, di poter incorporare dei modelli di business. Quindi se all'interno utilizziamo la metodologia PQP piuttosto che, come diceva l'intervento precedente, abbiamo dei progetti di Lean o di Six Sigma, abbiamo delle soluzioni precablate, dei semilavorati che incorporano queste metodologie in qualche forma, ma naturalmente in una maniera tale che poi il cliente le possa adattare alle proprie specifiche, ai propri specifici processi e metodologie, e in questo modo cerchiamo di rendere più facile l'implementazione di questi sistemi, e in questo modo anche naturalmente il ritorno dell'investimento.
È ovvio che questa, diciamo, è un modo per rendere molto più business una soluzione tecnologica, cioè renderla più vicina alle esigenze del cliente, ma è solo uno dei modi in cui si può implementare una soluzione come questa. Quindi una proposta che noi facciamo e che sempre di più però stiamo portando sui mercati. Quindi tutte le industrie che noi serviamo abbiamo deciso di avere questo approccio, quindi oggi guarderemo automotive, però per fare un altro esempio, nell'ambito life science abbiamo una specifica solution experience che risponde alle esigenze di gestione della compliance, ad esempio nei confronti degli FDA, di chi deve portare un nuovo prodotto o un farmaco o un medical device. Ciò vuol dire che abbiamo incorporato all'interno della soluzione già diciamo le modalità in cui la FDA vuole che i documenti, i deliverable, i test sui prodotti vengano portati avanti. Questo appunto per entrare nello specifico modello di business del cliente piuttosto che offrire un prodotto e una tecnologia. Riteniamo che questa, diciamo, soluzione sia vincente perché tra l'altro ci hanno invitato i clienti fondamentalmente a svilupparla, cioè molte di queste solution experience nascono insieme con i clienti che ce le hanno chieste o sulla base delle cui esperienze le abbiamo implementate. Qui vedete nel dettaglio per quanto riguarda Transportation Mobility c'è un esempio, noi oggi vedremo una delle esperienze che invece è B2IN. Ecco, ritengo importante, sempre la chiusura di quella che è la presentazione dell'azienda, dire che comunque questa innovazione tecnologica ci ha portato ad essere considerati da Forbes una delle 100 aziende maggiormente innovative e anche una delle prime 10 all'interno di quelle esclusivamente del software e tecnologiche. Quindi questo per noi è veramente, vuol dire che il mercato comunque ha già guardato, sta guardando per il futuro a questo tipo di concetto. E anche le acquisizioni che abbiamo fatto e che noi facciamo sono nell'ottica di continuare a coprire per i nostri clienti quei pezzetti, diciamo, di, se vogliamo, processo che non avevamo. Ad esempio, faccio un altro esempio, la possibilità di gestire la ricetta in ambito farmaceutico, che è una particolare forma di gestione della distinta, che ovviamente è completamente diversa dalla gestione della distinta di un'azienda manifatturiera piuttosto che dell'automotive, ci ha portato all'acquisizione di una specifica azienda che poteva gestire questo ambito. Quindi in quest'ottica stiamo continuando a evolverci. Tornando all'ambito specifico automotive, quello che abbiamo fatto è sostanzialmente ripercorrendo il ciclo di sviluppo prodotto. Naturalmente abbiamo i nostri, diciamo, guardando ai tire, quindi non tanto al grande OEM, i nostri supplier ci hanno manifestato, diciamo, all'interno di un ciclo di sviluppo del prodotto, naturalmente la necessità di gestire la commessa, progettarla, quindi gestirla anche da un punto di vista, se vogliamo, stamattina se ne è parlato, meccatronica piuttosto che system engineering, quindi un'evoluzione più ampia di quello che era il concetto meccanico, introducendo elettronica e software, testarla in tutte le sue modalità, progettarla e naturalmente poi portarla sul mercato e gestirla anche come servizi. Tornando rispetto a una segmentazione del mercato, naturalmente ogni singola specifica solution experience ha un target, in questo caso il target naturalmente è quello che si vuole. Ecco qua. Quindi, per entrare nel concreto, cosa sono le solution experience? Sono dei modelli, delle applicazioni che riportano un processo di business, che in questo caso è quello dell'acquisizione e della gestione della commessa per un supplier automotive, e gestiscono tutti questi step. Quindi gli step sono gestiti naturalmente, qui li vediamo in maniera, se vogliamo, un po' sequenziale, ma naturalmente li vediamo qui adesso in parallelo. Faccio partire un video che spiega un attimino cosa ci riferiamo. In the highly competitive automotive market, consumers enjoy ever more freedom to choose style, performance, price, comfort and more. Vehicle programs are successful thanks to many silent heroes in the supply chain delivering innovative solutions. These companies transform new technology and customer demands into safe and optimal vehicle systems. But how can suppliers reduce their business risks on new projects? And how do they ensure profits and meet time, cost, and quality targets? Dassault Systèmes' bid-to-win industry solution experience helps to create winning and profitable innovation, unifying people, process, and resources with one common collaborative platform.
Managers and sales directors can leverage accurate, timely information from online dashboards to optimize their quotations and win profitable business. Connecting islands of information, they can analyze opportunities in context of their company goals and performance. After costs and risks are assessed, suppliers can easily reuse information to optimize their bid response. Once the project is awarded, bid-to-win solutions facilitate governance by unifying team collaboration and by supporting quality planning such as APQP across distributed programs. Executives can also ensure global program consistency, visibility, and traceability. The 3D Experience platform and bid-to-win capabilities help designers and engineers innovate with systems engineering and create solutions optimized for cost, quality, and performance. Finally, integrated capabilities can boost productivity with virtual simulation of product, tooling, and manufacturing to validate and ensure that both customer and production requirements are fulfilled. Today's innovative leaders leverage an integrated, collaborative platform supported by industry-proven solutions. Learn how Dassault Systèmes' bid-to-win industry solution experience can minimize risk and help you win and deliver profitable new business. Un po' scenografica del vetro dove diciamo, venivano proiettate diciamo, le schermate. Mi ricollego all'intervento precedente per dire che sostanzialmente non andiamo. Il supporto tecnologico ovviamente diciamo, non è niente rispetto se non qualche cosa che deve agevolare processi e metodologie. Allo stesso tempo, però, sia laddove le aziende hanno già molto chiare i propri processi e le proprie metodologie, ma anche dove, se vogliamo, hanno bisogno di un supporto da un punto di vista proprio di creazione all'interno del sistema tecnologico, della mappatura dei propri processi, direi che soluzioni come queste possono offrire un contributo molto importante, perché nel mappare comunque processi che sono riconosciuti diciamo come standard all'interno di una determinata industry, aiutano anche i processi di implementazione del PLM, cioè non mi devo mettere sostanzialmente a inventare, a rimappare ruoli piuttosto che processi, perché ho una sorta di anche prelaborato che posso usare o non usare, ma che diciamo laddove io trovo la quadratura del cerchio mi aiuta moltissimo nell'implementazione. Ritornando sostanzialmente alla visione di quella che è la commessa, adesso non possiamo entrare nei dettagli perché tutti questi step meriterebbero di un'attenzione veramente così abbastanza puntuale, ma considerate che la soluzione può offrire la possibilità di seguire tutti questi step in un ambiente, come dicevamo, collaborativo, in cui tutti i vari dipartimenti che in qualche modo partecipano alla commessa in una maniera sequenziale ma molto spesso parallela, cioè nel frattempo che sto costificando il mio ufficio tecnico sta già verificando la fattibilità tecnica di una determinata soluzione, sto già predisponendo le tempistiche che mi consentono di rispondere alla richiesta del mio OEM, cioè tutte queste cose avvengono qui sempre in maniera sequenziale ma ovviamente in parallelo, quindi la mia distinta procede man mano che io sto lavorando, man mano che sto valutando le mie possibilità, e quindi avere all'interno di un'unica piattaforma tutti questi aspetti, quindi la gestione dei requirement che diventano non un pezzo di carta ma diventano un elemento del database che può essere tracciato e mappato in tutte i vari step, la possibilità quindi di gestire tutte le richieste, le change request e la metodologia della loro gestione all'interno diventano tutti fattori competitivi in cui diciamo la mia commessa ha un'unica vista, anche se diverse viste a seconda del dipartimento che le offre. In maniera un po' più dettagliata, la soluzione poi si compone di diverse componenti perché naturalmente abbiamo supplier che gestiscono tutta la catena fino alla produzione, alcuni che si fermano e naturalmente danno all'esterno la parte del manufacturing, ma partiamo diciamo dalla gestione della commessa e quindi della risposta al mio OEM attraverso la gestione dei requirement
il costo e la risposta al bid, la gestione della parte di sviluppo prodotto e della distinta, tutta la parte di engineering più avanzato, quindi con la meccatronica, fino ad arrivare alla parte di manufatto. E altro aspetto molto importante è che abbiamo anche mappato, tra virgolette, i ruoli per aiutare poi anche molto operativamente nella risposta, diciamo, dell'implementazione del progetto, a individuare a seconda dei ruoli quelli che sono, diciamo, anche all'interno della piattaforma, le funzionalità da dare ai singoli utenti. E quindi questo ci aiuta a parlare molto spesso col cliente in maniera più operativa, quindi non di prodotti ma di ruoli all'interno della propria azienda. Ecco. Ho voluto anche portare un esempio sostanzialmente di questo approccio, perché per la parte di gestione della distinta naturalmente abbiamo, ad esempio, distinguiamo tra ruoli di chi ad esempio deve guardare soltanto l'avanzamento del progetto o del bid o della commessa, chi invece la gestisce operativamente come project manager o chi ne è invece il product engineer. Quindi, per farvi capire che siamo entrati molto nel dettaglio di quelli che sono certi processi di business, e questa è una proposta che facciamo alle aziende per ritrovarsi più velocemente nell'implementazione di sistemi che appunto non sono più PLM secondo noi, ma vedono il prodotto in un ambito più ampio, che è quello della 3D experience. Poi, vabbè, volevo entrare un po' nel dettaglio, vi riservo, diciamo, comunque quelli che sono dei template che servono poi a gestire sostanzialmente le attività, i task e i delivery, che poi sono, diciamo, l'anima concreta, anche se vogliamo un po' noiosa, di tanti di questi processi e progetti, per dire semplicemente che esistono tutta una serie di strutture flessibili su quali poi il cliente si rimappa i propri processi e agevolmente, cioè, è in grado di partire magari con un'implementazione. Questo lo lasciamo un attimino magari. Ecco, una cosa interessante, alcuni diciamo nostri clienti che hanno implementato a partire appunto da sostanzialmente da quando sono uscite le Solution Experience, che è il 2012, che ne hanno implementato una parte, mappando sostanzialmente i vari componenti. Vedete, alcuni ne hanno implementato uno, o alcuni, cioè a seconda di quella della modalità di lavoro, hanno scelto di implementare una parte di questo processo, che noi ovviamente tracciamo completamente, ma poi, diciamo, il cliente naturalmente valuta le priorità piuttosto che i propri processi. Quindi avevo anche un esempio di brano che il cliente, ma se volete lo saltiamo. E semplicemente volevo anche, detto che anche questo è un aspetto molto importante, poi questo tipo di sistemi hanno successo quando vengono implementati con successo, quindi che è un aspetto veramente importante. Cioè abbiamo anche cercato di mappare non soltanto sostanzialmente una soluzione, ma anche le modalità di partenza all'interno di un processo che possono poi rendere questa implementazione ancora più veloce nel ritorno dell'investimento a seconda dell'esigenza. Cioè, ovviamente, se la mia esigenza è ottimizzare la parte di acquisizione della commessa, ho confusione in quest'ambito, nel recupero dei dati, nella risposta, e ho esempi, come ci riportano alcuni clienti, di risposte a commesse che hanno portato delle marginalità minime o grossi problemi, partirò, diciamo, da questo. Se invece vorrò, ad esempio, ho un problema, diciamo, di gestione più legato all'area progettazione piuttosto che system engineering, inizierò il mio processo da altre aree. Questo naturalmente attraverso i nostri partner piuttosto che i nostri servizi di implementazione siamo in grado ovviamente di offrire una soluzione a questo. Aspetta, ti devo chiedere di chiudere. Chiuso?